Allora, fermo nella colonna autostradale, vi parlo del nouveau réalisme. E devo dire che è anche un buono spunto, perché davanti a me vedo bene la carrozzeria delle automobili, che a un certo momento viene utilizzata nella scultura contemporanea, le lamiere compresse, quelle che vedete dallo sfascio a carrozza. C'è un artista che si chiama Cézanne che le usava e faceva parte del nouveau réalisme. Cos'è questo nouveau réalisme? È la pop art francese, la stessa cosa, è uno sguardo sulla vita, sulla realtà contemporanea, cioè del 1960, quando nasce il nouveau réalisme. E che cosa fanno questi? Fanno quello che i loro colleghi, i francesi, 100 anni prima, avevano già fatto con la pittura. La stessa cosa, però, una volta usavano la pittura, invece loro usano qualcos'altro, poi vediamo cosa. Il realismo nasce, dicevo, nel 1800, non sto parlando adesso del nuovo realismo, ma del realismo, perché se tu ci pensi, se l'hanno chiamato nuovo realismo, perché c'era un vecchio realismo. Il vecchio realismo nasce nel 1860-50, circa quel periodo lì, con alcuni pittori che fanno una cosa abbastanza innovativa, cioè anziché dipingere come soggetto principale un re, una regina, un papa, un imperatore, una Madonna, un Cristo, cioè i soggetti, dipingono due persone che stanno spaccando le pietre, paccapietre di Courbet. Un altro che si chiama Millet dipinge due contadini che stanno pregando, l'Angelus. Oh, qua c'è un mega incidente, perché rallentano in autostrada perché sull'altra corsia c'è una macchina che si è ribaltata. Perché io non vi guardo sempre dritto negli occhi, ma guardo la strada, perché poi succedono queste cose qua e nascono rallentamenti. Speriamo che non si sia fatto male nessuno. Vedete? Adesso sembra fatto apposta, questo è grosso. Vedi, questa cosa qui nel 600, quando c'era Caravaggio, non c'era, neanche nel 700, neanche nel primo 800. Una cosa del genere, un incidente così, fa parte purtroppo della vita di tutti i giorni. O questo, guarda, mi dispiace che veramente non era assolutamente previsto. Questo è il modo migliore per spiegare il nouveau realismo. Quando tu vedi Cézanne che accartoccia queste lamiere, perché? Perché la lamiera è un materiale come il marmo, come il legno, se ci pensi. Si accartoccia perché qualcuno a volte si fa male con l'automobile. Ecco che tu lo documenti come artista. Per esempio Armand, che è un altro protagonista del nouveau realisme, aveva riempito una galleria con i sacchi della spazzatura, perché diceva: questa è una cosa che produciamo noi, una società si legge anche dai rifiuti che produce. L'aveva riempita di quello. E poi dopo un altro, Yves Klein, l'aveva svuotata, aveva fatto una mostra intitolata Il vuoto, le vide, il vuoto, a volte il vuoto mentale, il vuoto che c'è nella testa. Ecco, il nouveau réalisme si prende cura della società contemporanea come faceva il realismo, solo che non siamo più nell'Ottocento, siamo nel Novecento, e allora ci sono degli strumenti nuovi, il rasoio elettrico per farsi la barba, e allora Armand lo accumula e ne fa un'installazione, così come gli spazzolini da denti. Tutto ciò che ha a che fare con la vita di tutti i giorni, purtroppo anche gli incidenti, entra nell'arte, perché l'arte non è una cosa che sta dall'altra parte, sembra un gioco di parole. L'arte è la vita di tutti i giorni, solo che una volta la vita di tutti i giorni era con la candela, era col cavallo, e oggi invece è questa. E allora, ecco, loro capiscono questo momento e lo interpretano con un linguaggio contemporaneo. Questo fanno gli artisti del nouveau realisme, che sono guidati da un critico militante. Questa è una figura tipica del secondo Novecento. Il critico militante, lo dice la parola stessa, è colui che milita nel gruppo degli artisti, cioè è la voce teoretica, è colui che traccia l'aspetto proprio così concettuale del movimento. E questo artista, cioè era un critico d'arte, non era un artista, si chiamava Pierre Restany, è lui la mente teorica del gruppo. Qui fanno parte tutti questi nomi, per esempio uno che ho dimenticato è Daniel Spurri, che tra l'altro è ancora vivente, un artista rumeno che prendeva gli avanzi dei pasti, dei pranzi, delle cene, quindi una tavola con i piatti, con i bicchieri, una natura morta, né più né meno, solo che anziché dipingerla te la presentava. Ecco, si passa dalla rappresentazione alla presentazione, questo è il concetto, però non è una cosa loro. Passaggio dalla rappresentazione alla presentazione dell'oggetto vero e proprio si ha sempre in Francia con un artista che si chiamava Marcel Duchamp, che non c'entra niente con il nouveau realismo, a cui ho dedicato una storia dell'arte in autostrada qualche tempo fa. Andate a vederla se siete interessati. Tra il realismo francese del 1850 e il nuovo realismo francese del 1960, in mezzo c'è questa figura capitale di Marcel Duchamp.
Quindi con questo abbiamo chiuso l'argomento pop art, che nasce in Inghilterra, si sviluppa in America, arriva anche in Italia, soprattutto a Roma, e poi incontra anche la Francia, che però gli cambia nome perché i francesi sono fatti così e diventa nouveau realisme. Vado.